Allora, siccome mi hanno chiesto in molti come il risotto alla birra rossa, vi dico la ricetta. Ingredienti per 2-4 persone, vabbè, vi regolate. Comprate una birra rossa doppio malto. Quando più la birra è tamarra, tanto è meglio. Poi deve essere grezza. Pigliate una Moretti doppio malto rosso. Va perfetto, nel supermercato costa poco. Comprate il riso a piacere vostro. Una cipolla. Se avete quelle cose di per fare il soffritto già pronti, là, cioè, tipo il trito di carota, cipolla e sedano, va bene, però un poco più di cipolla va bene. Se no potete fare anche solo con la cipolla. Va bene, poi che altro serve? Quindi la birra rossa, il riso, la cipolla e poi parmigiano, fammi pensare a che altro serve, niente più, fenomenale, è buonissimo. Allora prendete una padella, ci mettete l'olio e ci mettete la cipolla e o il soffritto, fate dorare bene, fate mosciare un po' la cipolla perché non sennò, quando vedete che la cipolla si è ammosciata, si è fatto tutto quello che si deve fare, mettete il riso già così. Come vi dovete regolare? Vi dovete regolare in questo modo: per ogni persona 3 pugni di riso, più o meno. Allora, mettiamo insieme a 2 persone, quindi 6 pugni di riso e fate amalgamare in questo olio, in questo trito con la cipolla e fate tra virgolette tostare, cioè dovete fare in modo che questo olio, questo riso si impregni di quest'olio, diciamo che 5-6 minuti, fate questo fatto, girate sempre, girate sempre. La palla del risotto è che dovete girare sempre, 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 sempre. Va bene. Ah, mi si è scordato una cosa, non fa niente. Allora, mentre fate questa cosa qua, avete già preventivamente preparato un poco di acqua bollente con o con il dado, oppure prendete quel brodo granulare, uso il brodo granulare col misurino. Dopo che il riso si è tostato, incominciate a allungarlo con questo brodo. Non ne dovete mettere assai, ne dovete mettere poco e dovete aspettare che il riso lo assorba, e girate, girate finché non lo assorbe tutto. E fate così, cioè aggiungete sempre quest'acqua e questo brodo fin quando insomma si è raggiunto a circa metà cottura. Per fare il risotto ci vuole un sacco di tempo, ci vogliono 45-50 minuti. Quindi voi dovete girare perché sennò il riso si azzecca e non si deve azzeccare. Quindi mettete il riso e mettete su brodo e girate, girate, girate. Vabbè, quando siete arrivati a metà cottura più o meno, dopo 35 minuti che avete fatto questa cosa qua, incominciate a mettere la birra. Quindi posate il brodo e finite il lavoro di cottura con la birra. La birra saranno 33 cl, quindi diciamo che dovete incominciare a metterlo non proprio a metà cottura, ma verso i tre quarti. Incominciate a mettere questa birra e vedete che il vostro riso incomincerà a prendere un colore mattone. Bello, bello. Mettete, girate, 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 quello evapora, se assorbe la birra, il riso assorbe la birra. Fate questo, fate questo. Quando vedete, ogni tanto assaggiate, ma non è che incominciate ad assaggiare dopo mezz'ora, incominciate ad assaggiare dopo 45 minuti, perché sennò veramente mi rimangono i chicchi di riso tra i denti. Dopo che avete fatto questa cosa qua, quindi che vedete che il riso si è gonfiato, guardate che prende un volume esagerato, voi avete già preventivato di grattugiare il parmigiano o il grana padano. Io preferisco il grana padano perché si scioglie meglio nella cosa, vabbè. Quando avete fatto questa cosa qua, dopo che il riso si è cotto, messo nell'acquolina in bocca nata vuota, prendete il parmigiano e lo mettete in questa padella e girate, girate, fin quando non si amalgama tutto, tutto bello così. Quando vedete che si è fatta questa cremina, perché il parmigiano insieme a il riso è pronto, mettete nel piatto e servite, e accompagnate con la birra rossa da bere. Attenzione, nota bene, se ci avete fame e pensate di aver messo poco riso, non vi preoccupate perché quel riso là abboffa, quindi
lo rimarrete sicuramente perché è molto molto sostanzioso eppure molto pesante, però è saporito assai. Questa è la ricetta del riso alla birra rossa, possibilmente tamarra, la birra. La birra tamarra rossa è la birra tamarra, quello detto prima, che è la Moretti, è abbastanza tamarra. Buon appetito.